Forse abbiamo mangiato pesante. Questa storia inizia quando ho lasciato il Mutland per vendere alcuni monili che mi ha fornito un simpatico gambelunghe. Non ho mai capito perché mi abbia chiesto di venderli lontano da casa o di non parlarne con le guardie. Colto dalla fame, mi sono recato in una taverna per mangiare qualcosa e provare a vendere le chanfru e il mio prezioso carico. Peccato che la maggior parte dei gambelunghe fosse troppo preoccupata dei loro problemi per comprare qualcosa da un bravo Alfin come me. Due gambelunghe hanno però attirato la mia attenzione. A prima vista sembravano uno stalliere, Alexander, e un misterioso ma irsuto viandante, Sebastian, un mago, che cosa eccitante. Nemmeno loro hanno voluto comprare qualcosa, ma visto che stavamo tutti cercando di racimolare qualche soldo e dei nobili pomposi offrivano una bella somma per cercare una contessa scomparsa, ci siamo ritrovati a lavorare insieme. Dopo aver raccolto un po' di informazioni sulla contessa e le altre scomparse della città di Denafen, abbiamo deciso di dirigerci proprio lì e indagare. Grazie al buon Dango Set, che ci ha offerto un passaggio sul suo carretto, il nostro viaggio è stato comodo e tranquillo, almeno fino a quando non siamo andati a riposare in una locanda, dove, forse, abbiamo mangiato troppo pesante. Mi era già capitato di fare incubi, ma un incubo così spaventoso, così simile a quello di Alexander e Sebastian, e così doloroso da lasciarmi un livido sul braccio? Mai. Mi sono promesso. Da domani, solo verdure. In nome di Sigmar ho fatto un sogno orribile questa notte. L'Halfling balbetta un po', dice, mi piacerebbe pensare che fosse solo un sogno. Perché hai fatto un sogno anche tu? Signori, alzo il braccio. Questa notte si è successo qualcosa di più del nostro dormire. Alzo il braccio, mostro il livido e gli dico, io questo ieri sera non l'avevo e nel sogno me l'hanno fatto. In un sogno. Per caso il vostro sogno, delle signori, coinvolge dei bambini? C'erano dei bambini? No, c'era mi sono svegliato qui, voi non c'eravate. Qualcuno bussava alla porta violentemente, io ho aspettato come nel mio sogno, anche nel mio ho provato a vedere se qualcuno entrava, ma in quel momento mi sono accorto che dietro di me nel centro della stanza c'era un uomo impiccato. Ho provato a vedere se fosse ancora vivo, ma questo si è animato, mi ha preso il braccio e me lo stava quasi strappando prima che mi svegliassi. Che diavoleria. Io mi tocco il simbolo di Sigmar che porto sotto l'abito. E a questo punto gli racconto loro come è andato nel mio sogno invece, giusto per le similitudini e le differenze, quindi in modo da aggiornarli a riguardo. Io in un certo momento guardo il buon Sebastian e dico, Sebastian, scusami, tu sei molto colto e dotto sull'araldica e su già ci avevi saputo dire qualcosa sulla casata della contessa. So che può sembrarti una domanda strana, ma il famoso nipote della contessa, tu sai se abbia eredi? Lo so, Ubbe? No, non ne ho idea. Io ho conoscenza araldica. Sì, ce l'ho anch'io, però se non lo so, non lo so. Però non hai mai visto l'araldica di casa della contessa, quindi non ho idea. E quindi, no, mio caro, non sei un hobbit. Otto. Mio caro hobbit, otto. Purtroppo non so nulla riguardo questa casata nello specifico. Vedete che Otto scuote la testa un po'. Sicuramente il fatto che noi abbiamo vissuto questo, che secondo me non è un sogno, signori, significa che siamo innanzitutto sulla strada giusta e che c'è molto di più che la semplice sparizione della contessa, quindi dovremo stare molto allerta. Ma in tutto questo dov'è il cocchiere? Sta dormendo. Dormendo qui, è lì, parte a testa, dormendo. E lo svegliamo. Perché? Che c'è? Che succede? Ah, è già il tempo di partire, mi sono assopito, ho dormito come un sasso. Ma dove diavolo ci hai portato? In che senso? Questo posto è maledetto. Cosa? Non è vero. Ma in che senso? Oh mio Dio, questa è una cosa terribile. Ma io vengo qua a dormire sempre, passo sempre qua a dormire quando vado verso Denafen. Questa notte è successo qualcosa. Tu non hai sentito. Cosa è successo? Non hai sentito niente. Lo vedi che è preoccupatissima. Ma cosa è successo? No, io stavo dormendo. Cosa è successo?
Possiamo capire se è sincero? Intuizione, vediamo. Vediamo se dice la verità, il vero o no. Allora, intuition, no, lo fallisco di 2. Secondo te sta dicendo il vero. Io e i miei compagni abbiamo avuto uno stranissimo incubo questa notte. Un incubo che sembrava essere reale, molto, okay, molto reale. E gli indico il braccio dell'hobbit, del mezz'uomo. Cosa è successo stanotte? Cosa che avete visto? Abbiamo visto un uomo impiccato, due bambini che si sono dissolti appena li abbiamo toccati. È stata un'esperienza terribile. Tu che sei esperto nelle arti magiche, Sebastian. Ok. Senti qualcosa in questo luogo? Allora, puoi fare un test di percezione, perché tu essendo un mago, però poi decidi di fare una percezione, ok? Invece che una normale percezione, di andare a usare la tua, quella che viene chiamata second sight, o comunque visione magica. Tendenzialmente non usi più la vista, ma utilizzi tendenzialmente la tua capacità di percepire la magia intorno a te. Ok. Quindi non avrai una percezione delle cose fisiche, ma stai cercando puramente qualcosa che è magico. Metafisico. Magico, sì, sì. E su quale valore lo... Percezione. È percezione. È sempre percezione, ma in questo caso se tu, per esempio, mi chiedessi, non so, tipo, voglio vedere qualcosa, ok? Se tu fai il test di percezione basandoti sulla magia, vedresti soltanto se ci sono scie magiche, quindi non vedi nient'altro che quello. Perché su Perception io ho 26, ho appena fatto 49, quindi direi di no. Allora direi che non vedi nulla di particolare. Ok. Guardo fuori, che più o meno che ora può essere? Ma è mattino molto molto, sembra quasi tipo l'alba, praticamente poco dopo l'alba. Mettiamoci in viaggio immediatamente. Dango vi guarda e fa, siete proprio sicuri di voler partire così presto? Io avrei dormito chiaramente almeno un altro paio d'ore. Andiamo. Ok. Andiamo. Dango si riveste e è un po' assonnato e preoccupato per quello che gli avete raccontato. Senti, e... ti offro una colazione da qualche parte. Basta che non lontano da qui, però. Da qui. E dico ai miei compagni, sussurro, non prendete niente, non prendete nessun tipo di provvisto da qui dentro. Ok, Dango praticamente vi fa aspettare circa un quarto d'ora per preparare tutto e poi vi fa cenno di seguirlo per andare a prendere la carrozza. Molto bene. Potete risalire sulla carrozza e Dango con uno schiocco... Io cerco il mio cavallo, vado sul cavallo. Ripartite, siete di nuovo in viaggio. Com'è il tempo? Il tempo sembra essere clemente oggi. Molto bene. Il tempo sembra essere clemente e voi vi avviate. E Dango, vedete che è piuttosto preoccupato e vi guarda storto. Dango, io mi affianco. La strada è deserta. La strada è completamente deserta. Solito. E Dango ti fa... mio caro amico mago, io non capisco, mi ho visto tutti impazziti, guardate il mezzelfo, ha ancora la pelle bianca. Ma no, è partito così. Sì, ma guardate il suo braccio, ma è... oddio. Io mi affianco e gli dico, se ci abbiamo visto giusto ti abbiamo salvato la vita. Ok, dopo un paio d'ore che state viaggiando... Ormai vi siete addentrati in una piccola boscaglia, molto rada comunque, si riesce a vedere attorno a voi, non è così fitta. Il sentiero, diciamo, sul quale la carrozza sta andando, passa appunto attraverso questa boscaglia molto rada. C'è una nebbiolina molto, molto fitta, però bassa, molto bassa, cioè ai livelli solo delle caviglie praticamente. Ma non, questa nebbiolina non vi fa vedere cosa c'è per terra, ok? È molto fitta e sembra muoversi, sembra come scorrere attorno a voi. Se okay. Ero sul carretto con le gambe a penzoloni, ora sono sul carretto, punto. Ok, va bene. Io posso provare, faccio un test di intuizione. Sì.
per qualcosa del sesto senso. Sì. E lo fallisco malamente, quindi non so neanche se sono sul carretto. Ok, dimmi. Cioè, dimmi quanto hai fatto di penalità. Aspetta, scusa, su intuizione, quindi intuition, che va sempre su iniziativa, più 26 la mia, l'ho fallito di 4. Ok, in sostanza il buon mago, sì? Il buon Sebastian, incomincia a urlare, aiuto, oddio, siamo in pericolo, è un pericolo terribile. Io sguaino la spada. Ok. Mi guardo intorno. Ok. sembra però non succedere nulla. Cosa è successo? E Dango fa: state tranquilli, ma siete schizzati. Oh, ma cosa c'è oggi? Non abbiamo passato una bella nottata, Dango. Siamo un po' con i nervi fuori di pelle. Ho capito, però mi fate venire un attacco di 40 mezzo. Ci muore l'ospite. State calmi. Cos'è successo, Sebastian? Cosa avevi sentito? Un pericolo enorme. Lui ha avuto come una. Lui ti risponde che ha avuto una sorta di bruttissimo presentimento. È un presentimento il suo che ha con questa cosa. Quindi è una sorta di presentimento. Per come siamo partiti, più che un presentimento, sarà quasi una certezza. Vediamo solo di non farci cogliere impreparati. Dango si sta toccando i maroni alle tue parole. Io tocco il simbolo di Sigmar. Ma io non capisco, siete tutti schizzati oggi, ho capito, avete fatto un brutto sogno, ma abbiamo fatto un brutto sogno in tre, lo stesso? Lo stesso. Io con voi in questa condizione non riesco a viaggiare, adesso alla prima postazione ci fermiamo un attimo, so che ce n'è una proprio fuori da questa boscaglia. E vi rilassate, bevete qualcosa, vi date una calmata, perché io così non riesco a viaggiare, mi vengono gli attacchi di cuore. Uscite da questa boscaglia, vedete che comunque questa nebbia continua ad esserci, cioè è come uscite da questa boscaglia si stende davanti a voi una sorta di enorme pianura e proprio al limitare della boscaglia c'è questa piccola locanda, chiamiamola così, anche se in realtà sembra essere quasi una sorta di, anche qua, casa a più piani. Tipicamente costruzione imperiale, quindi con tutte le varie, con la facciata con tutte le varie assi di legno oblique e contrarie le une alle altre, e col tetto ovviamente super a spiovente e vedete che dal comignolo esce del fumo. Franco, scusami, tu che sei abituato a viaggiare in queste zone, questo brutto tempo, questa brutta nebbiolina sono normali, sono di stagione? Ma è qua sì, insomma, questa, la nebbiolina, queste pianure sono molto umide. Che posto opprimente. Lo Stirland. D'altronde ci stiamo avviando verso i confini dello Stirland, non sono posti piacevoli. Sicuramente no. non i posti dove le persone più agiate vengono a farci le vacanze, ecco. Per la prima volta mi manca il Multland. e ci dobbiamo andare proprio noi, ci dobbiamo andare. Beh, diciamo che d'altronde io devo andarci per lavoro e voi avete a quanto pare qualche faccenda da sbrigare. Sì, vabbè, sì. Sicuramente. Speriamo che duri il meno possibile. Vabbè, ci fermiamo a questa locandina. Se proprio ti devi fermare, Django... Non è che io mi devo fermare, siete voi che siete tutti schizzati. Adesso noi possiamo proseguire tranquillamente. Vi fermate un attimo e mangiamo qualcosa, facciamo colazione e vi riprendete, perché io viaggiare con tre schizzati non ce la faccio. Lui ferma la carrozza, lega i cavalli, tutto quanto, e vi fa cenno di scendere e di entrare. Scendiamo, anch'io leggo il cavallo. Ok. Io voglio una rustichella. Ok. Vabbè, come descrivici questa locanda, come siamo messi? Ok. Vediamo un po'. C'hanno le rustichelle. Allora, entrate e sentite che c'è parecchia baldoria dentro. Anche se dentro questo posto ci saranno tipo circa 10 persone, però c'è un musico che sta suonando questa canzone molto vivace. E vedete che c'è parecchia vita, ovviamente tutti umani. E questa piccola stamberga
E vedete che però ci sono pietanze da bere, ci sono risate, si sta scherzando e così via. E vedete che l'host è in mezzo ai vari, insomma, alle persone che sono qua dentro e sta scherzando con loro, fa finta di ballare, porta da mangiare, quindi insomma è abbastanza vivace la situazione. A questo punto ci accomodiamo. Ok. Appena vi sedete al tavolo, arriva l'oste. Oh! Benvenuti, miei cari ospiti! Come posso esservi d'aiuto? Buongiorno, Oster. Ci porti una colazione abbondante. Io lo Cosa guardo e gli desiderate? dice, dico, no, io non ho fame. Che cosa ha di forte? Oh! Il nostro messer Halfling ha bisogno di qualcosa di forte, ebbene io vi porterò il liquore più forte che possiedo. Ah, no, non il più forte, qualcosa di forte, qualcosa di economico e forte. Beh, non ho detto che costasse Porci molto, solo ho detto budella. che ti spezza le gambe, mio Va caro. benissimo allora. E voi? E Nango risponde: sì, anche una colazione bella abbondante e una bella pinta di birra. Mi Anch'io associo al opterò nostro per Dango. la birra. E la birra Dango gliela offro io. Ok. Guardo Dango e dico: guarda, ti chiediamo scusa per se siamo, come hai detto tu, un po' sulle spine, ma come intuito stanotte è successo qualcosa che ci ha lasciati un attimo sconvolti. Non capita tutti i giorni di fare lo stesso incubo in tre. Beh, in effetti è vero, assolutamente. Capisco che siete sconvolti. È per questo che ho, diciamo, deciso di fermarmi, perché vi ho visto parecchio scossi. Grazie Dango, molto gentile. C'erano delle forze oscure in ballo. Questa cosa non mi piace. Dopo poco, vi arrivano le vostre pietanze e il liquore per il nostro buon Otto. E Dango vi fa: beh, buona colazione, miei compagni di viaggio. E inizia a mangiare. Buona colazione. Avete Io mi qualcosa? guardo intorno, c'è qualcosa di interessante? Ma quello che ti ho descritto lo descrive Si appieno. riesce a captare qualche scambio di battute, qualcosa di interessante? Beh, puoi provare. Puoi fare un test Cosa di devo fare? carisma. Percezione? No, carisma. Carisma. Vuoi attaccare bottone? Prova ad attaccare bottone. Quindi carisma. Allora, carisma, dove sei? Charm. Charm? Ok, fellowship. Più uno. No, volevo sapere se c'era qualche novità anche da Adenafen. Allora, alcuni dei vari, diciamo, banchettanti lì ti dice che Denafen, niente, le scomparizioni stanno scemando. L'ultima risale praticamente a 3 giorni fa, e da quel giorno non è scomparso più nessuno. Il rituale è quasi compiuto. Però loro sono contenti in generale perché hanno praticamente, vedi che hanno, notando, lui ti dice che loro lavorano tutti assieme e sono qua per una sorta di festeggiamento perché uno di loro è stato promosso ed è stato preso all'interno della milizia cittadina e quindi dovrà viaggiare e andare, si dovrà recare in una delle città a cui lui ancora non sa dove, ma lo assegneranno a una città per fare la milizia cittadina di una città. Quindi Posto fisso. stanno festeggiando, sì, il posto fisso. È importante. Ho capito. Quindi nessun'altra novità, nel senso è tutto tranquillo, la situazione è tutta tranquilla. Beh, loro ti dicono che abitano in delle casette poco lontane da qui e che quindi non distano almeno 3-4 giorni da Denafen, quindi hanno notizie che sono tranquille per il momento. Molto bene. Li Non si... ringrazio, gli faccio gli auguri per il loro nuovo impiego, per l'impiego del loro compagno e torno di nuovo al tavolo. Ok, voi invece avete qualcosa, volete fare qualcosa di particolare o volete semplicemente godervi la vostra colazione, il vostro Sono drink? ancora un po' troppo scosso. Ok, passa circa una mezz'oretta, ok, dove bevete, mangiate, le varie persone che sono lì a festeggiare ogni tanto vi salutano, vi parlano, scambiano con voi delle parole. Improvvisamente una donna
entra dentro a questo posto e vedete che sta piangendo ed è piuttosto sporca di terra, sangue. Vado subito verso di lei. Sì, anch'io mi alzo e vado a vedere. Dovete aiutarmi, dovete aiutarmi. Signora, ci dica cosa è successo. Tranquilla, tranquilla, cosa è successo? Il nostro piccolo, le nostre case stanno andando a fuoco. Perché stanno? Come mai stanno andando a fuoco? Cos'è successo? Qualcuno vi ha attaccato? Sono arrivati dei goblin e stanno bruciando le case. Maledetti pelle verde. Qualcuno mi aiuti. Vado subito, corro subito Rimani. verso il tizio che ha detto di essere stato promosso nella guardia cittadina. Sì? E gli tiro la manica e gli dico: ehi amico, una donna sta dicendo che dei goblin stanno bruciando delle case. Dovresti intervenire. Io volevo sguainare la spada e urlargli contro. Così. Tutti gli uomini di Sigmar, con me. Comunque Ok, il ora si tizio ti coordina. fa: Messer Halfling, che succede? E poi nel momento in cui stai per parlare per spiegargli quello che sta succedendo, vede la donna e fa: Oh, capisco. Allora fatemi prendere il mio equipaggiamento e mi recherò al villaggio cercando di sventare la minaccia. Grazie, io nel frattempo torno dai miei compari. Anche un test di leadership puoi fare, sì. Perfetto, l'avevo visto prima. No. Quanti hai Più fatto? zero, più Più zero. zero. Sono 40. Succede, succede. È venuto, no, con 38 sì, è più zero. 38 è più 1, scusami, è Più più 1, uno. più Ah, più 1. uno? Eh sì, Ah, perché si guarda le decine. è ah, quindi 4, è sono. 4 meno 3. Ah, ok, perfetto, perfetto. Pensavo i 10 No, di. quello si guarda soltanto per il level up. Ok. L'unità si guarda praticamente solo per il level up o per le abilità quando ci aggiungi sopra i punti advance. Ok, allora più uno. Vabbè, un paio di signori che erano lì a festeggiare ti fanno: Ti seguiremo. Muovetevi! Con calma. Dove cacciano i goblin? Allora, i due tizi afferrano: uno ha un forcone, l'altro ha raccolto su delle padelle e ti seguono. Andiamo bene. Invece il ragazzo che è stato promosso all'inizio, che Otto ha avvisato che c'era questo problema, arriva con l'uniforme da miliziano e una spada e lo scudo. Molto bene. Ci Io guidi, signora? dico Sì, fai. seguitemi, c'è bisogno. Fra l'altro, cosa vuoi Fai. fare? Tu stai ancora mangiando al tavolo, Sì. Sebastian, il tuo aiuto mi farebbe molto comodo. Ah, sì? Eh sì. Finisco la colazione e arrivo. Dai, muoviti! Finisco la peperonata di Dango fa: No, ma insomma, ma cioè, Sebastian, voi siete un mago dell'ordine di Aldorf, insomma, dovreste prestare aiuto ai cittadini dell'impero. Nel frattempo io prendo il mio cavallo e vado. Ok, va bene. Arrivi da solo praticamente ovviamente, anche tu, Marco, vai con loro? Vado con loro, salto sul carretto del buon Dango perché a piedi, cioè, non ci arrivo. Ok, e quindi tu e Sebastian andate sul carretto di Dango e praticamente siete i primi ad arrivare. Prima ad arrivare ai paesi, vedi che ci sono queste 5-6 casette di paglia e legna, praticamente sono delle Porco casupole, il e padre. con delle sorte di fattorie tutto attorno, dei campi coltivati, e questi campi sono stati attaccati dai goblin, e vedete che ci sono i goblin che gli stanno dando fuoco, che distruggono le cose, ma senza una ragione, e poi vedete Vedo che i tipo... goblin in lontananza? Ok, Sì, vedi che stanno spaccando le cose. ne punto uno, provo a travolgerlo. Ok, fai un test per i combattimenti a cavallo. Aspetta, aspetta, questo ce l'ho. Aspetta, vedere quanto E qua c'avevo il nella goblin ti prima. fa il culo! Ah, minchia, qua sono 42. Ma il goblin ha fatto un risultato della Madonna. Ho capito. Vai, Aspetta, vai, fammi vediamo. vedere. 26 più 2. Più 2? Ok. E su 20 ho 42, Ok, 26 l'hai preso, sono. fai i danni. Minchia, che potenza! Quindi aspetta, aspetta. Ho 7 danni. Più i 2 di successo, giusto?
7 danni, sì. 9 totale. 9 danni. Gli stacco la testa dal collo. Quanto hai fatto per colpire? 26. 26. Allora, quindi 62. L'hai preso nel corpo. Lo prendi in pieno, ok? Lo infilzo. Sì, ma in realtà non riesci a ucciderlo, è ancora vivo. Lo faccio attaccare. L'hai ferito gravemente, ma non l'hai ucciso. Posso farlo attaccare dal cavallo? No. Per Sigmar! Urli per Sigmar infilzandolo. Ovviamente. Ok, perfetto. Allora, dobbiamo fare adesso l'iniziativa. Come funziona? Molto semplice. Voi dovete dirmi la vostra iniziativa. 40. Venti, sei. Allora, 40 Ale. 26 25. hai detto, Fra. Sì, confermo. 35. 35, perfetto. Quindi Marco, tocca a te. Hai la sorpresa, quindi hai anche un vantaggio. Io essendo sul carretto, c'è vicino un goblin a me? Beh, Dango passa dentro tra le casette, quindi tu puoi volendo attaccare un goblin verso cui passi, cioè tu passi di fianco a un goblin e puoi provare ad attaccarlo nel mentre. Allora, non voglio scendere dal carretto, ma voglio praticamente, mentre passiamo, colpirlo con un colpo di pugnale. Ok, ce ne trovi, praticamente puoi colpire un goblin che si è arrampicato su un tetto di una di queste casupole, quindi è all'altezza del carro. Ok. Vai, prova. Ah, 96. No. Ok, è terribile perché praticamente cosa succede? Nel tentativo di colpirlo, ti sbilanci gravemente dal carretto Io cado dal e carretto. il goblin praticamente ti butta giù. E cadi a pancia in giù nel fango e non hai più in mano i pugnali. L'hai Ne avevo solo uno di pugnale in mano. perso. Perso il pugnale. Cioè hai perso di mano il pugnale non, e sei a faccia in giù nel fango. Ok, Fra, tocca a te. Gli lancio un dardo magico. Un dardo magico, ok, ci sta. Buono, 12. Ok, perfetto, sei riuscito a lanciarlo. Ok. Devo fare il tiro che mi conta 1 perché ho fatto 12, giusto? Più uno, sì, e più i cos'è che Più ti dice? willpower che è 4, quindi vado a 5. 5, basta. E poi più 0 perché questo è proprio 0, quindi 5. 5. 5 danni. Ok, hai ferito uno dei goblin. Ok, ragazzi, adesso tocca ai goblin. I goblin sono circa una decina di goblin. Il primo goblin, che è quello che presente, è rimasto incastrato nella lancia del Paiz. Prova ad Non attaccarti. ce l'ho la lancia! Va bene, la spada del Paiz. Paiz, tira i dadi. Devi tirare i Tiro i dadi. dadi. Eh sì. Devo fare sempre quello a cavallo? Eh sì, certo, stai combattendo a cavallo. Aia, aia, 60. 60, quindi Quindi meno meno. 2, meno 2. Ok, il goblin ti manca clamorosamente e praticamente nel tentativo di colpirti si autorinfilza nella spada e muore. Minchia, Tra atroci cosa avevi sofferenze. tirato tu? Va molto male, a quanto pare. Ok, Marco, tu vieni attaccato da due goblin che ti arrivano. Uno è quello che ti ha buttato giù dal tetto e che ti salta addosso, e l'altro era lì di fianco che stava tipo uccidendo dei maiali e viene a colpire te. Allora, vai, tira. Ah, 84. Aia, Marco. Quante botte. Quante Molto male. botte. Allora, ok, di buono c'è questo, che solo uno dei due goblin riesce a colpirti, l'altro scivola nel fango e va a pancia in su urlando. Così, l'altro ti colpisce e ti colpisce sulla pancia, sulla schiena anzi, quindi il corpo. Quanta armatura hai? Io non ho nessuna armatura. Però, Ok, quindi ti fa 8 danni. su 13 ferite direi che è un bel colpo. Già. Ragazzi, dovete andare a aiutare Marco. Io vado subito, sprono il cavallo e vado a prenderlo. Un goblin riesce a saltare sulla carrozza e attacca Dango Fett. Allora,
Ok, non lo manca completamente e scivolando cade giù dalla carrozza in maniera imbarazzante e quasi grottesca. Mentre l'altro invece, un altro atterra sulla carrozza e prova ad attaccare Tefra. Tira, fai una weapon skill. Io ho 34, quindi cosa tempo? Più zero. Più zero. Quindi niente, per un pelo riesci a schivare il colpo del goblin che era molto maldestro e a non subire l'attacco. Ripartiamo da voi. Il primo è Allora, io vedo che Otto è in difficoltà, sprono il cavallo e provo ad attaccare il goblin che lo sta attaccando, quantomeno per distrarlo. Ale. Ok, vai. Faccio 12 su 42 più 3. Ottimo, quindi fai più 3 più la tua forza e così via. Danni. E se, e 10, sono 10 danni. Quanto hai fatto di tiro per colpire, scusami? 12. 12, quindi hai preso al braccio destro, ok? Quindi colpisci al braccio destro dove proprio sta tenendo l'arma il goblin. No, beh, quindi dovresti fare un critico per fargli una roba del genere. Però Com'è lo critico? devi fare dei doppi. Lo Ah, no, ok. 10 colpisci, danni. 10 danni e... L'hai ferito molto gravemente, questo tanto che cade a terra, Non muoiono. però non muore. Io mi frappongo tra i goblin e lui è 8. Ok, ti metti col cavallo praticamente sopra Sì, col 8. cavallo di traverso. Se riesco a prendere quello che è caduto di pancia, vorrei fargli passare sopra il cavallo. È più Ah, ok. lontano. Allora, gli altri pagliacci stanno arrivando. Oh, ragazzi, sono a piedi loro, eh. Ho Cioè, capito, cioè, oh, ce l'ha fatta la ragazza a venire qua. ho capito, ma lei non è che l'ha fatta a un tempo predeterminato, cioè lei è venuta con Era me. carina la ragazza. Ho No, paura di queste domande, comunque, si può vabbè. sapere, non ho capito. Vabbè, non importa, passiamo oltre. E, dopo Ale tocca a te, Marco, puoi provare a rialzarti, puoi provare a ritrucco recuperare il pugnale. Provo a rialzarmi e recuperare il pugnale. Ok, fai un test di percezione. Allora E devo appunto, cambiare perciò. dado. No, non l'ho trovato, 94. Ahia, non riesci, sei lì praticamente a gattoni sul fango e tastando nel fango non riesci a trovare il tuo pugnale che non hai idea di dove sia finito. Cambio dado. Sì, mi sembra il caso. Ok, Fra, cosa vuoi fare? Il goblin che mi ha attaccato è ancora sul carretto? Sì, lui sì. Gli lancio un dardo magico in faccia. 29. Ok. Io ho questo caso su 45, quindi più 2 direi. Sì. Quindi 2 più 4, 6. 6 danni. Ok. Non c'è un problema di equilibrio, lo sbalzo del carretto o qualcosa. No, gli fai una bella ferita sul corpo, sulla pancia, ma lui riesce a resistere nonostante il dolore, vedi che fa... Ed è pronto a riattaccarti. Arrivano i tre desperados, quindi il tizio con le padelle, il tizio col forcone e il miliziano, che iniziano a combattere contro i goblin. Ok? Però i goblin ovviamente sono incazzati neri adesso, vedendo che state attaccando, e incominciano ad attaccarvi in maniera cattiva. Allora, partiamo da quello di Fra. Allora, fai un tiro di weapon skill. Merda, Quanto hai fatto? Più o meno? ho fatto 69 su 34, quindi meno 3. Meno 3, meno 3. Non, allora, il goblin non riesce a colpirti di pochissimo un'altra volta. E la lama sfiora la tua guancia, ma tu riesci con un movimento felino a schivarla. Minchia. Ok. Allora, due goblin attaccano il tuo cavallo. Ok, Pais. Maledetti, maledetti, mi hanno Fai una. attaccato il cavallo. Allora, il primo lo manca completamente e tra l'altro. Ah, manca, io non devo tirare. No, tu devi tirare le weapon skill, certo. Ok. Sempre quello a cavallo tu. Ok. Uno tipo prova ad attaccare il cavallo, ma il cavallo riesce a dargli una zoccolata ad allontanarlo. L'altro invece riesce a tirare una pugnalata nella chiappa del cavallo. Maledetto. Ho fatto 8. Non vale? Cosa? Ho fatto 8 di weapon skill. Ho 8 più capito. 4.
Eh sì, ma questo qua ha Ah, fatto ok. bene. Allora, è una domanda. Ha fatto molto bene. E praticamente ti ficca una pugnalata nelle chiappe del cavallo, e il cavallo un po' si imbizzarrisce. E Pais, tu devi fare un test per cavalcare. Io c'ho Animal Care, no, non è No, 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 tempo. è tipo ride su agilità. Ride, È ride, ride. l'ult. Ah, ride, agilità, 31. Vai. E 10, secco. Ok, perfetto, quindi riesci a rimanere sul Più cavallo. 2. Riesci a rimanere sul cavallo nonostante si sia imbizzarrito. Il problema è che altri due goblin provano ad attaccare te saltando giù da un tetto di una casupola lì Maledetta, vicina. devo Vai, ammazzarli fai il tutti. weapon skill. Ok. 5, minchia. Oh, 5. più 5. Ok, e il Più secondo? 4. Tira Più un'altra 2. volta. Eh sì. 82. Ok, questo ti ha Secondo preso. Questo me ha ti ha preso. preso, ti colpisce tra l'altro sul braccio destro, quindi il braccio primario, ok? Posso metterci lo scudo in mezzo? Dovevi dirlo prima. Che sembra scotch. Ah, te lo devo dire quando faccio weapon skill? Eh sì, lo devi dire Ok. subito, prima. Ti colpisce al braccio primario, quindi è quello in cui, che tu che utilizzi per combattere o che usi per mangiare. E che difese hai su quel braccio? Allora, 1 Ok. 1 e 1 1 1 1. No, è solo quel braccio conta, quindi. Sì, ho, tanto è ho destro sinistro, no, or primary arm e braccio destro è 1. Mi dico io, quindi sono 6 danni. Sì. Già. 15 ferite, salute. Peggio. Peggio ancora perché le notizie stanno per peggiorare. Visto 15 che meno 6, 9. notate che dei goblin, su un paio di goblin, su due tetti più distanti da voi, hanno estratto gli archi e vi stanno per tirare delle frecce. E su questo non ci potete fare nulla. E questi due goblin tirano sul carretto di Dango, ed è la cosa più, diciamo, visibile, e loro sono attirati da questa cosa che sta scorrazzando per il villaggio, e tirano delle frecciate. Allora, il primo. Fa un bellissimo risultato il primo. Il primo fa. Ah, attenzione, 20, quindi fa più 10, vi colpisce. Allora, Fra, tu devi considerare qua in questo caso che questo colpo è alla testa, ok? E ti sta facendo un headshot praticamente. La cosa, diciamo, che ti do di bonus è il fatto che godi del fatto che, cioè, sei su una carrozza in movimento e che ti puoi comunque riparare. La carrozza stessa essa stessa è un pochino un'armatura, ok? Quindi diciamo che quello lo teniamo buono. Dimmi soltanto, hai della difesa sulla testa? No, zero dovrebbe essere. Che capelli. I capelli, ok, Ma perfetto. dandi. 5 danni alla testa. Quindi ti sei preso veramente la freccia, ti passa praticamente rasente alla testa, ti fa Bello. un bello sbrego, ti porta via un pezzo d'orecchio. E invece un piccolo goblin si intrufola, l'ultimo rimasto di quelli che ci sono, si intrufola sotto le gambe del cavallo e prova ad attaccare Marco che sta cercando il pugnale. Meno Vabbè. uno. Tranquillo, il goblin ha fatto peggio, quindi sei salvo. Fate praticamente una sorta di lotta greco-romana nel fango. E Ma diciamo. posso E. sì. Posso scammazzarlo col cavallo? Ma c'è ma. Sta combattendo con Marco, cioè non lo puoi. Vabbè, corro il rischio. Ma a parte che non è il tuo turno, in ogni caso. Cioè adesso sì, lo sarebbe, però non è il tuo turno. Ok, Vale, tocca a te. A parte che Ok, tu hai allora. parecchi goblin addosso che ti stanno rompendo le scatole, quindi è meglio che non fai Ma poco il brullo sbruffone. io posso fare una, non posso fare una serie di attacchi, ne posso Su fare una di te ce ne volta. sono quattro che stanno attaccando, Appunto. Quindi come posso fare? devi scegliere chi attaccare Cioè, e mulinella la spada, mulinella la non, attaccarlo. non posso fare un No, non hai talenti per farlo. Non sei ancora in grado. Sei uno Volevo scudiero. farlo però. Lo farò, vai. Tiro una spadata a uno dei goblin. Ok, vai. Più 2. Più 2? Ok. Ah, giusto, 28, con solo le decine, 28. Sì, allora l'hai preso, lo prendi tra l'altro nella gamba sinistra
facendolo sbilanciandolo completamente e facendolo cadere. Quanti danni? Secondo il più 2 sono 9 danni. Ok, 9 danni, sì, quindi questo qua. Chi è colpito, tra l'altro? A questo punto togliamo quello che era già ferito. Ok, quindi uccidi il tizio poverino che era già ferito, va bene. Marco, tocca a te. Cosa vuoi fare? Volevo chiederti, io riesco in un'azione a prendere l'altro pugnale dal fodero e lanciarlo? Certo. Estraggo l'arma e al posto che attaccare, visto che comunque sia sono più forte come ballistic skill che come weapon skill, glielo tiro. Ok, vai. Zero. Ok, quindi sei riuscito a farcela. Non hai bonus di cose, devi metterci semplicemente per quanto riguarda i danni dell'arma, praticamente, e poi dovresti mettere i livelli di successo, che però in questo caso tu non hai perché hai fatto più zero. Quindi farei un po' meno danni, l'unica cosa. Quindi hai fatto due danni, Due danni. perfetto, due danni. Fra, tocca a te. Io provo a caricare Drain col Goblin ancora sul carretto. Tutti i cuori. 30 successo perché su 45 ho fatto più 1, Ok. 30 più 4 gli faccio 7 e dovrei curarmi comunque, devo toccarlo, Quindi è morto. vedo Sì, è morto, è morto. e guadagno 1, quindi vado a meno 4 per esempio. Ok, vedete che i vari paesani stanno combattendo. Il tizio con le padelle è in seria difficoltà. Il miliziano invece ha ucciso uno dei goblin. Ah, bravo miliziano. Mentre il tizio col forcone sta tenendo a bada un paio, combattendo abbastanza in maniera infervorata. È super carico, ogni tanto urla per Sigmar, per Sigmar, ed è super gasato. Ok, tocca ai goblin. Io metto lo scudo. Allora, al paese paese tu ricevi 4 attacchi di goblin. Scudo, Va, il primo, scudo, vai. scudo, scudo. Allora, aspetta che ti faccio la mischia. No, questo passa alla grande, credo. Meno Quante? 4. No, ti Fa manca. 95. Ti manca, tra l'altro, per sbaglio attacca l'altro goblin. Ah, meno male. Scivola e attacca l'altro goblin perché si è spaventato perché sei riuscito a spostare il cavallo abbastanza in maniera repentina. E lui, tipo spaventato, ha per sbaglio attaccato il suo amico goblin, ferendolo. Il secondo goblin, vediamo. Sempre con lo scudo, eh. Sì, vai. Questo. Più 0. Più zero. Oh, questo ti prende. Questo ti ha preso. Aia. Ti fa 8 danni a cui puoi levare. Ti ha preso. Ti dico che ti ha Dove? preso sul braccio destro. Quindi sempre primary harm. Pizza. Ti tolgo 3. Perché ci ho messo lo scudo e uno di armatura. Togli 3? Urca. Sì. Che botta. Prenderesti Quindi così. 8-5. Metto sempre lo scudo. Ok, vai. Fai il test. Sempre a cavallo. 8. 8. 8, Ok, questo non. sono più 4. Allora, questo non ti colpisce, ok? L'ultimo più 2. Perfetto, anche questo non riesce a colpirti, riesce a parare tutto con lo scudo agli ultimi colpi, Tutto, ok? tutto. Quindi Anche perché non ce n'è più. lo scudo ti para tutti i colpi. Adesso Marco viene attaccato dal tizio a cui hai lanciato il pugnale nell'occhio. Allora, vai, facciamo un test, vediamo un po' cosa succede. Meno 1. Ok, niente, non ti ha preso. Non è riuscito a prenderti comunque, nonostante il tuo meno Comunque 1. questo dado mi piace di più, sono d'accordo di Sì, prima. quello di prima era pessimo. Ok, Fra, tu hai il tizio su quello che avevi sul carretto e l'hai steccato e ti sei guadagnato un punto vita, tra l'altro. Però ci sono i tizi con gli archi che ti attaccano dalla distanza. Allora, uno missa completamente il bersaglio. Spara, ma la sua freccia finisce molto lontana da te. Meno male, rischio di morire. L'altro invece ti colpisce. Ok, ti colpisce al braccio sinistro. Ok, ti colpisce al braccio sinistro e ti fa 3 Oh, se mi viene a dare una mano sarebbe una cosa buona e giusta, danni. io Credo glielo che garantisco. siano tutti nella merda, Faiz. Non sei l'unico. Quindi mi restano 3 ferite. Yes, ok, i vari goblin hanno attaccato perché gli altri sono comunque Perché tutti. non ho ancora palla di fuoco, porca Allora, Eppure era l'incantesimo base. gli altri goblin sono impegnati a combattere. Vedete che il tizio con le padelle viene brutalmente ucciso da uno dei goblin. No.
gli praticamente il goblin ridendo così gli pianta i pugnali, tipo una sorta di pugnale rudimentale proprio nella nuca. E il tizio va giù a terra come una bambola, morto, stecchito. Ovviamente gli altri due urlano il suo nome, tipo Stefan, adirati e tristi per la cosa. Tocca ad Ale. Allora, io a questo punto faccio prima l'azione e poi faccio l'intimidire. Tiro un'altra spadata al Goblin. 22. Ok, vediamo cosa È succede. doppio? No? Sì, è 22, è critico, è critico. Allora, Critico, critico, grande Ale. critico, Minchia. il critico è bellissimo. Aspetta, 22 significa Sì. che lo becchi nel braccio sinistro, ok? Adesso Ok, vediamo cosa, poi ho vediamo cosa 22. succede. Aspetta che vediamo subito cosa succede perché ai critici c'è anche la tabella. Posso prendere un vantaggio? Hai un vantaggio, sì, assolutamente. Ok. Allora, aspetta, eh. Allora. Minchia. Faccio malissimo. Ok, Paisa, tira un di 100. 1100. 30. Ok, praticamente il tuo colpo squarcia il braccio del povero goblin che comincia a spruzzare sangue come a fontana e gli si vede proprio il muscolo squarciato del braccio. Vai, fai danni. Faccio i danni, quindi più 2 sono 9 danni. 9 danni, ok, 9 danni. Ok, e lui vede che è a terra e urla di dolore. Ha abbandonato anche l'arma. Ok, E faccio un. Dove diavolo sta? Aspetta, ce l'ho in inglese. Un intimidire. vai. Ci gioco anche il. Perché ce l'ho in forza. Ci gioco anche il successo che ho avuto. Quindi devo fare 33, devo fare 43. Ok, vai. No, cazzo, faccio 50. Uno. E 50 su 43 meno 1. Niente, i goblin ne riescono a superare. A meno uno. Ok. Ho 40, ho Sì, 33 più 10. vedi che i goblin sono leggermente scossi, ma Aspetta, riescono, ma mantengono la fammi vedere se posizione. magari lo. Aspetta, dimmi dire. Sì, è 33 più 10, 43. Ho fatto Niente, 50. quindi praticamente i goblin rimangono. Vedi che per un momento cioè sono intimiditi, ma rimangono lì. Ok. Maledetti. Farete tutti la fine del vostro amico, adesso. Ok. A questo punto tocca a Marco. Allora, io vorrei provare a vedere con una precisione se riesco a trovare l'altro pugnale. Se lo trovo, lo lancio, se non lo trovo, tiro un cazzotto. Ok, fai un test di percezione. No, percezione direttamente no, 92. Ok, niente. Tiro un cazzotto. Vai. 76, quindi meno 5. Aia. Allora, meno quanto hai fatto? Meno 5. L'hai colpito. Come ho fatto? Ho preso. È intontito Ma l'ho da. preso co sul contraffo sul Allora, contraffare. non solo ottieni un vantaggio, ok? E ottieni un vantaggio e l'hai colpito perché il goblin praticamente è stato distratto dal fatto che prima hai cercato il pugnale nel fango, non ha capito cosa stavi facendo. E quando ti sei voltato per tirargli il pugno, lui era completamente. Cioè, esatto, è fatto esattamente così. È fatto esattamente così. La mossa Kansas City. Ok, vai. I danni sono praticamente il tuo bonus di forza e basta. Mio bonus di forza che Sì. è 1 Sì, più il tuo livello di successo che è meno. meno 5. Quindi fai un danno. Esatto. Mi dai un buffetto praticamente. Vabbè, intanto cosa deve fare? L'ha preso. Io ho già fatto 3 danni, che in quanto halfling sono già orgoglioso di averglieli fatti, Esatto, figurati. Fra, tocca a te. Che vuoi fa? Aiutami, Gli fra! arcieri, provo a sparargli. 37. 37. Bah! Non è male. No, non è male no. Vai. Faccio quindi 4 più 3, sono 7 danni a uno dei due. 7 danni? Sti Sì. gran cazzi, 7 danni. Perché 3 del tiro più 4 di willpower fa 7, 4, 5, 6, 7 e poi più 0 del missile. No, viene sbilanciato semplicemente. Domani con il naso. Lei
L'hai sbilanciato, è a terra, però non è caduto a terra dal tetto. Ok, il tizio con il miliziano riesce a uccidere un altro goblin. Ok. Mentre l'altro è impegnato con uno dei goblin con cui stava combattendo. Quanti ce ne sono rimasti? Io ne ho fatti fuori tre, giusto? Allora, che vi stanno picchiando, ne sono rimasti 1, 2, 3 e 4. Alexander ne ha fatti fuori tre. Io nel frattempo, forse per la prossima Gehennesnacht, ne faccio fuori un altro. Esatto. Ok. L'altro ne ha fatti fuori due. Invocando gli spiriti arcani di quel dell'altro mondo, ok? Chi è il guerriero del Picchia, picchia! gruppo? Chi è il guerriero del gruppo? Me lo ricordate perché per Io. favore. Presente. Ah, ecco. Io sono solo un onesto mercante. Io un povero studente. Ma studiare fa Capito? Io male, faccio fra. lo scudiero, allora non ho capito. Io faccio il cavaliere. Va bene, ragazzi, Ok. avete fatto gli attacchi voi e tocca ai goblin. Scudo, scudo, scudo. Allora, il goblin che sta attaccando te, praticamente ti attacca brutalmente. Fai il tiro di Ok. weapon skill, sì. Ma quello senza braccio, non c'ha più neanche le Ma c'è armi. l'altro. Ma l'altro è scarso. Ma l'altro t'ha preso intanto, se non fai un buon tiro. Palle, più uno. Più uno. 38. Ti ha preso. Ti ha Palle. preso. Ti ha preso sul corpo. Ok. Con lo più uno dello scudo quanto Col togli? Lui più 2, tolgo 5. ti fa 7 danni. Più 2. Io vado, no, vado a 16. E Quindi rispetto sono meno 1 sulle ferite. a Alexander Manfred cade da cavallo e attaccato dall'ultimo goblin furioso. Tu, Ma quello Marco, che... senza braccio No, quello. non è quello senza braccio, che palle. Marco, tu tira per vedere il risposta del tuo, che dopo aver preso il pugno si è arrabbiato tantissimo. No, mi è cascato anche il dado. Sciagura. Incredibile! Più uno! Più uno, davvero? Sì. Ottimo, riesci a schivare il colpo e a rotolarti nel fango. E non solo, la cosa fortunata è che rotolando nel fango riesci a trovare il tuo pugnale. Ottimo. Comunque, invece, Fra, tu c'hai cioè, uno dei due tizi che spara le frecce e non ti prende questa volta. Meno male, stavo per morendo. Ok, sì, allora, tira. Tiro. Sì. 12. 12, quindi è 1 perché gli togli meno 20. Stai sanguinando parecchio. Allora, adesso ti dico anche cosa vuol dire, così ti... Io capisco che me la metta a fa l'armatura, voglio dire, se poi mi fanno sanguinare. Allora, stai sanguinando in maniera piuttosto grave. Perdi una ferita alla fine di ogni round, Andiamo bene. ignorando tutti i modificatori. In più, soffri una penalità di meno 10 a tutti i test per resistere festering wounds, quindi tipo infette, ferite Ok. infette, infezioni minori o sangue corrotto. Se Se mi raggiungi promettono di se mi fanno diventare vampiro, io accetto, ve lo dico. vabbè. Se alla fine del round hai 10%, ah, scusami, se alla fine se raggiungi 0 wounds, non perdi più ferite, ma immediatamente diventi unconscious. Quindi praticamente questa condizione ti fa diventare automaticamente unconscious. At the end, Vabbè, alla sarà la mia ultima azione, poi svengo. fine del round hai il 10% di chance di morire per sanguinamento. Se Non hai credo. 3 condizioni di bleeding, muori per dissanguamento su un tiro di 0,30. Non puoi riottenere conoscenza fin tanto che la condizione bleeding è stata rimossa. Forza che mi dà il cerusico. La bleeding condition può essere rimossa con un test di heal successful con SL che è sufficiente a rimuovere le bleeding condition. Quindi le bleeding condition sono cumulabili, può essere bleeding condition 1, 2, 3, e in base a questo servono livelli di successo di heal per Ma curarla. non ce l'ho io. Ma tanto tu non te lo puoi fare a te stesso. E allora? Tu sei inconscious, come fai a curarti? Vabbè, io faccio l'ultima cosa che posso fare, provo a tirare un'altra spadata al goblin che sta attaccando Marco e poi svengo perché per condizione sverrò alla fine di questo round. Quindi caccio un urlo terrificante che varrà come intimidire poi dopo Ok. e tiro una... Varrà come intimidire poi in dare.
No, devo tirare due volte, però tiro prima l'attacco. E faccio quello base, questo sono giù da cavallo, giusto? Sì. Quindi ho 37. 6! 6, quindi 30 è più, ho più 3. No, hai più 2 perché hai meno 10 al test. Meno 10. Più 2. Ok. Però tiragli una spadata urlando come un disperato. Fai danni. E sono 9 danni. Ok, muore. Quello che stava attaccando Marco. Yes, morto, è morto. È morto, è morto. Vediamo se scappano gli altri. Ma che scappano? Se vai unconscious, che cosa scappano? Per il mio urlo disumano, tipo Boromir. No, faccio come Jorah Mormont, poi adesso poi... Hai detto Boromir. Allora, io a questo punto... Pugnali il paesiello. No, prendo il pugnale, e visto che il paesiello ha salvato me, e lui aveva un goblin che lo stava attaccando, io prendo il pugnale e lo tiro al goblin che stava attaccando Alex. Vai, vai allora, tira il pugnale. Meno 2. Meno 2. Grazie comunque, grazie, ti preoccupare. L'ho provato. Il tuo, purtroppo il tuo pugnale manca il bersaglio. E... Però colpisce Fra. No. Ma è Fra sulla... Fra è sulla, su una carrozza che sta girando il... cantando in fondo al mar. Cioè... mi difenderà il mio cavallo. Sì, proprio, il tuo cavallo sta scappando. non deve scappare, come fa? Morirai come Teo, schiacciato dal cavallo. Comunque non sta scappando, è un cavallo addestrato, dai. No, è lì sopra di te. Okay. Comunque, sostanza, il pugnale Marco tu lo lanci, manchi il goblin e si incastra dentro a una parete di legno dietro al goblin, che è di una delle case. Ok, Fra, tocca a te. Io vedo la scena di di Otto e Alexander. Certo che, vabbè, sì, noti che senti un tonfo da cavallo. Ok, provo a tirare il dardo sul goblin che è mancato Otto. Ok, vai. 24. Ok. Quindi 6 danni. L'hai ucciso. L'hai folgorato. Minchia, meno male. 2 e 6 danni. Tu, Marco, vedi che praticamente il pugnale lo manca, ma poi viene colpito da qualcosa che lo spappola. Pum, e cade a terra. Ci sono altri goblin? Attorno a te no. Ok. Allora a questo punto mi lascio cadere. Mi lascio cadere, se mi siro praticamente nel fango. E faccio. Poi mi rendo conto e vado verso Alexander. Ok, allora. Il miliziano uccide un altro goblin. Ok, però il problema è che c'è ancora il goblin sul tetto che sta tirando su di te. Sapevo che devo tirare all'altro. Ok, non ti ha colpito. Per tua fortuna non ti ha colpito. Il tizio, invece, il tizio con il forcone viene ferito gravemente, è a terra ferito. Ha perso anche il forcone di mano e sta tipo urlando: "Per Sigmar, aiutami!" Chi ce l'ha? Ah, poi è un urlo in generale. Okay. Aiutatelo lo Stormcast pure voi. Diavolo. Non sono stati ancora fatti. Ci stiamo arrivando, Pais. Come, adesso che siamo nel vecchio mondo rimpiangi Age of Sigmar? Cos'è sta storia? La cosa ha stupito anche me. Poi tu, paesiello. Ma come? Tutto il vecchio mondo sta dicendo shame on you. Non siete mai contenti, oh. Noi! Scusa, se nel vecchio mondo invochi gli Stormcast. Comunque, vabbè, fatto sta che tocca di nuovo ad Ale, che però è unconscious. Io e sono svenuto. Però devi tirare i dadi, perché hai il 10% di morire. 77. È andata bene. È andata bene. Va bene. Posso provare a curarlo in qualche modo? Poi, allora, se hai la skill heal, curare, puoi provarci. Chiamate un cerusico! Almeno curare il bleeding, qualcosa per, tipo, non so, strapparmi la maglia e provare. Il problema è che se non hai heal, gli puoi tappare i buchi, ma lui continuerà a sanguinare perché non hai nessuna domestichezza con la cultura della medicina, quindi non sai come curarlo.
Ok, so cosa fare. Guarda nel panico. Ok, tipo incominci a urlare e correre intorno al paesiello. No, cerco di fare qualcosa, ma non so che cosa fare. Ok. Chiamate una sorella di Shallaya, fate qualcosa. tu paese non puoi parlare, sei unconscious. No. Comunque. Allora, Fra, tocca a te. Io posso provare a tirare un dardo a paesiello? Certo che puoi provare. No, prova a tirare. Non con l'elettroshock, no, non va bene. Prova a tirare il Goblin Archer. Vai. No, 80. 7 più 10, 80. Direi proprio che ho fatto. Fermo lì. 4. Fermo. Meno 4. È bruttissima questa cosa. Non è tanto il meno 4, è il fatto che tu abbia fatto 80. Ho fatto 7 e 10, non ho fatto doppi però. Non ha fatto lo so, però. Però è brutta lo stesso. Se non ricordo brutto. Male. Se non è ricordo brutto, male, brutto. È terribile. Posso. No, perché per il channeling test anche i numeri pari, tipo 00, 99, 90, 88, 80 e così via, sono tutti fallimenti. Cioè, sono tutti critici. Quindi, sono tutti dei fumble. E quindi devi comunque fai miscast. Comunque è pericolosissimo incanalare magia qua. Comunque neanche facessi il mago, che culo. Comunque non sei riuscito a farlo. Non sei riuscito a castarlo. Niente. Ok, tocca ai goblin. I due goblin arcieri provano a tirare frecciate. Allora, uno prova a tirare la frecciata sul cavallo del paesiello. Ma perché, poverino? Perché la cosa più grossa che c'è. I goblin non è che ne frega niente. Ok, allora. Allora, mancano il cavallo. E l'altro prova a colpire di nuovo. Prendere un paesello. Sì, nel piede. bleeding condition. Nella chiappa, così fa quando anche il cavallo. Mo che mi alzo, gli spezzo le ossa. Questo ti alzi. Il secondo goblin prova a tirare una frecciata sempre contro il carretto. Ok, questa volta prende e colpisce Dango Fett. Il povero Dango viene colpito dalla freccia. No. E il problema è questo, che la freccia è sfortunatamente molto molto precisa e lo prende in un occhio. Ah. Già. La sua ultima colazione, poverino. E il carretto ovviamente senza la guida incomincia ad andare in giro a caso. Ci sono sopra io, yeah. Ok. Il miliziano riesce a uccidere un altro goblin, l'ultimo dei goblin che non stava combattendo con voi, e riesce a salvare la vita al tizio con il forcone. Grande miliziano. Ok, tocca ad Ale, che però devi vedere solo se muori. Perché devo... Ah no, c'è la bleeding condition. 47. Siamo a posto, perfetto. Ok, andata. Ok. Io sapevo che dovevo rimanere a fare colazione. Avendo visto che una freccia ha cercato di colpire il cavallo, e quindi mi rendo conto di quelli sul tetto, quanto ci impiego una volta recuperato il pugnale? Riesco subito a tirarlo uno di quelli sul tetto o devo avvicinarmi in questo turno? Tendenzialmente... Vabbè, quale vuoi riprendere? Io volevo recuperare quello nell'occhio del goblin. Ok, va bene. Allora vorresti provare a... Puoi fare così, allora. Puoi recuperare il pugnale dall'occhio del goblin e provare poi, avvicinandoti, a lanciarlo anche a uno dei due sul tetto. Se riesco a lanciarlo, bene. Se mi dici no, sei troppo lontano... No, ce la fai. Se prendi quello nell'occhio del goblin, ce la fai. Il mio tiro è andato talmente bene che in questo momento Manfred Forkastein vede arrivarsi di piedi un pugnale e non capisce dove cazzo è arrivato. Hai fatto un fumble. 90. Ok, non è un fumble. Non è un fumble. No, è un fallimento critico e basta, cioè fa solo fallimento. Ok. Niente, il coltello ti cade di mano, ti scivola di mano, probabilmente sporco della sangue della bile del goblin che è scivolato di mano e ti è caduto per terra. Fra, tocca a te. Cosa vuoi fare? Il carretto sta andando per i cavoli suoi. Provo a il povero Dango sembrerebbe essere morto. Grida Dango, gelati! Dango! E provo a riprendere il controllo del carretto. Ok, prova a fare ride. Modello Ben Hur, che con il carretto con l'altro, insomma. Devi fare un ride.
Ok, il carretto praticamente fai fare una svicolata incredibile ai cavalli, che praticamente si schiantano contro una delle casette che viene completamente distrutta e la carrozza viene completamente ribaltata e tu voli, fai un volo incredibile senza farti niente, però praticamente hai distrutto il carro di Dango. Meno male che incosciente non lo sa. E no, Dango è morto, quindi non lo saprà mai. Io sono appena guadagnato un carretto, ragazzi. No, è distrutto. Abbiamo i cavalli. Sì, i cavalli sono incrusciati nella cosa, sono mezzi feriti lì per terra. Però vabbè, se li curate. Abbiamo un cavallo a testa se sopravvivono. Se sopravviviamo, tra Ok, l'altro. i goblin ovviamente fra ti provano a lanciare le frecciate perché si sono Sono divertiti. incastrato dentro una casetta esplosa, questo mi volevo tirare. Ma si è proprio per quello che tirano verso quella cosa lì. Bastardi. Allora, uno tira la freccia e colpisce tipo un cavallo, uccidendolo tra l'altro perché gli si Oh, lo inficca la freccia sapevo. nel collo. L'altro colpisce l'altro cavallo nella natica e il cavallo urla di dolore. Ok, va bene. Il tizio della milizia corre verso la casetta su cui ci sono i due goblin arcieri. Io Ale, provo a devi vedere se muori. Io vorrei non morire, per favore. 17. Che puttana. Va bene, a posto. Devi Che tirare per non morire. E che cos'è? È al 10? rischio. Da 0 a 10. Minchia, paura. 17, ok. Andata. Minchia. Che paura. Ok. Provo a togliere il pugnale e lanciarlo un'altra volta. Vai, rifai. E stavolta è un più uno. Vai! Quindi tre. L'hai ucciso! Hai ucciso un goblin. E Hai quello che ucciso. aveva già colpito Francesco, giusto? Esatto, sì. Hai ucciso il goblin arciere che aveva colpito Francesco. Oh, splash! Tipo inficcandoglielo nella pancia. E lui si accascia a terra e muore. Ok, tocca a Fra. Fra? Non sei in Come ti casa. senti? Tu sei praticamente volato via, cioè il colpo ti ha sbalzato via dalla carrozza, sei sdraiato a terra in mezzo alle casette. Occhio che stanno bruciando le casette. Alcune casette stanno bruciando, sì. I goblin gli ha dato Grande, guarda, fuoco. sto bruciando anch'io, grazie paesiello. Come No, faccio ad andare dopo paesiello? non stai bruciando. No, Posso dico solo, finirlo? stati accorto. Aspetta. Cioè, posso finirlo, però se No, 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 vuoi. non rastrellare, Fra, non rastrellare. Vado ad Potrebbe essere atterrare sul pericoloso. paesiello svenuto. Ma perché? Dai, cosa. Mi tiro su mezzo rintronato, sto lì, vedo un cavallo morto, l'altro con la cosa nella chiappa, provo a tranquillizzare il cavallo, non so. Okay, vuoi provare a Andrà fare. tutto bene, andrà tutto bene. Ok, vuoi provare a fare uno. No, Sharp. aspetta, c'è ancora un arciere o c'è C'è qualcun ancora un altro? arciere. Sì. E la tiro sull'arciere. Vai. Fai la magia. Ah, 19, dato. E 5 danni. Ok. Tocca al goblin arciere che tira una freccia Ancora morto. verso il. No, non è ancora morto. Tira una frecciata verso il miliziano che è il più vicino che si sta avvicinando. L'ha preso. L'ha No, ma devi stare preso. morto. Devi stare Stare morto. morto. E Allora io sono zitto. vedete che lo colpisce a una spalla. Ok? E il colpo è abbastanza forte perché era ravvicinato. Lui era ormai vicino alla casupola con la freccia. Che viene praticamente buttato a terra dal colpo. Ale, tocca a te per vedere se muori. Fatemi vedere se non morire, se non muoio. Ale, Madonna tocca a mia. te che muori. Non fatemi morire. Sei tu che ti 40, muori da solo. 40. Mi chiamo tutto uno zero. A posto, 40. vai Marco. Io quello che sul pretetto faccio un attimo fatica a colpirlo, a meno che non trovo un sasso e provo a tirarglielo, ma. Prova a fare un test di percezione per vedere se trovi un sasso. Tiragli un tizzone ardente. Sì, magari via fuoco. Non lo trovo. Quanto hai fatto? 76. No. Non trovi niente di adatto, perlomeno. Allora a questo punto corro verso il pugnale quello piantato nella Nella casa. casa. Ok, va bene. E continuo col dardo. Vai, riprova. Merda. Friggilo! 48, quindi cos'è il più 0? Ho 45. Sì, è più zero. Avevi 0. E 4. Ok. Allora, a questo punto,
Friggetelo, maledizione! Tocca al goblin. Lomino, scusami, che era corso verso la casa? Lomino si è rialzato. No, il miliziano si è rialzato e sta di nuovo, dopo aver preso la freccia nella spalla, si è rialzato e sta correndo verso la casa e si sta arrampicando. Il goblin ovviamente prova a sparargli una freccia mentre lui si sta arrampicando sulla casetta. Ok, non lo riesce a prendere e svirgola completamente e questa cosa gli si spezza anche l'arco in mano, vedete? E non ha più è disarmato sostanza. Ok. Vediamo che t'acchiappa. E Ale, devi fare il tuo solito test. Fatemi vedere se non muoio. Madonna mia, vi sbrigate a uccidere questo coso. 22. Ok, a posto, ok. Marco, tocca a te. Sei tu l'eroe della giornata. Prendo il pugnale, lo tiro, lo stacco, corro e tiro. Vai. Meno uno. Ah. Io posso usare un punto fato eventualmente? Quello vediamo nel momento in cui si porrà la situazione. Però ti dico una cosa, io avevo un vantaggio. Avevi un vantaggio? Puoi usarlo. Usalo. Uso il vantaggio, più zero. Più zero, lo prendi, fai danni. Due. Lo uccidi perché Fradi ha fatto abbastanza danni con i dardi. Con un ultimo colpo di reni, l'Halfing, lanciando il pugnale dopo averlo estratto di forza dal legno della porta, lo lancia verso il goblin e lo becca anche questo nella pancia. E il goblin muore e si accascia a terra. No, ok. Sei un cecchino, Marco. L'unica cosa che ho è il ballistic skill. Vabbè, ci sta, è stato utile. 8, sei fortissimo, dovresti fare il cavaliere. No, preferisco vendere la mia mercanzia, grazie. Dobbiamo fare qualcosa per Alexander. Io provo a recuperare il cavallo, così magari ce lo carichiamo sopra. C'è il mio cavallo. La donna, quella che ci aveva condotti qui, è in zona e... Si è tenuta a distanza, ma vedete che sta piangendo ed è un po' più lontano da voi. Ok, io corro verso di lei e dico: signora, noi abbiamo fatto il possibile, abbiamo sconfitto il goblin, il nostro amico sta male, lei può aiutarlo? E lei fa: sì, portatemi da lui, dov'è che dove si trova? La conduco da lui. Ok, è arrivata lì, prova a fare un test di heal. Non è sufficiente. Non riesce. Vedi che prova a tamponare la ferita, ma Paese sta sanguinando come uno schifo. Che schifo. Non c'ho più sangue in corpo, ragazzi. Non mi succhieranno il sangue i vampiri. Quindi il miliziano si avvicina a voi e fa: cosa succede qua? E vedete che anche lui sta un po' sanguinando la ferita, c'ha la freccia infilata nella spalla. Beh, siamo tutti feriti perché... Il nostro compagno è ferito gravemente, ha bisogno di aiuto, c'è un cerusico, qualcuno possiamo chiamare. Purtroppo conosco qualcuno che ci potrebbe aiutare, ma vive in delle case più lontane da qui. Dobbiamo andare... Se mi date il cavallo del vostro amico, potrò andare a chiamare aiuti. Sì, lo regaliamo, non è un problema. Che gli regalate? lo prendo, qualsiasi cosa per il nostro amico. Ok, e lui sale a cavallo e fa: ritorno il più in fretta possibile. Poi si viene a scoprire che è un famoso ladro di cavalli. Quello lì è messo maluccio, però non riesce a scastrare, che pesa un quintale. La donna ti aiuta, diciamo, a badare a lui. Nel frattempo io, Umbe, vado a recuperare i miei due pugnali dai cadaveri dei goblin che sono caduti dal tetto. Sì, ok. E quello che è caduto, il primo, l'arco è spezzato o è ancora intero? No, l'arco è ancora intero. Prendo arco e frecce. Ok, allora ti puoi segnare? Beh, allora, di frecce ne hai 5. Ok. Volendo, se te la senti, però dovrai fare un test di willpower, puoi andare a estrarre le frecce anche dalla testa di Dango per vedere, e dai corpi e dai vari corpi, dalle varie parti. Non me la sento. Ok, allora quello che però invece mi sento di fare, sì, è di controllare tra i resti del carretto se c'è qualcosa di valore. E poi come danni strength bonus, cioè sì, strength bonus più 2. Non è
success bonus? Cosa? Non è success bonus? No, è strength bonus più 2. Ah, ok. SB è... pensavo fosse success bonus. SB è strength bonus. Perfetto, perfetto, ok. E okay. Poi penso ho sbagliato che... perché prima ho fatto più 1 ed era più 1 che... No, però ti spiego, il problema è che potrebbe essere che tu ci aggiungi anche i livelli di successo, sai? Cioè tu ci aggiungi i livelli di successo, strength bonus più il danno. Ok, quindi avrei sempre fatto più danno di quello che dovevo fare. Vicino. Allora, 8... No, tu stai badando al cavallo, mentre 8 fa una cosa specifica, cioè va a ravanare nella carrozza. Senza vergogna proprio. Sì, 8, fai un test di percezione. Più 1. Più 1? Sì. Interessante. Interessante. Vediamo cosa trovi. Oltre al fatto che vedi che porta tipo padelle, pentole, robe varie, cucchiai di legno, cose così, insomma, trovi anche un piccolo barilotto che, diciamo, per te lo puoi anche abbracciare. È un piccolo barilotto di Bugman XXXXXX. E poi trovi dei guanti neri di pelle. Guanti di pelle danno protezione alle mani, giusto? I guanti di pelle sono comunque diciamo, no, sono più una questione di accessorio, questo non ti dà armatura. Sono proprio allora, una questione di fa stile. Ti chiedo una cosa, questi guanti fanno encumbrance? I guanti no, direi non lo fanno. Non lo fanno. Mentre il barilotto è, direi di sì, giusto? Il barilotto no, non fa, cioè, allora non fa encumbrance perché è piccolo come barilotto, cioè fai conto è largo 20 cm e alto 30. E allora recupero tutte e due le cose. Ok. Non fanno nessuno dei tuoi encumbrance. Anzi, fammi un test di valutare. Così vediamo se lo sai. Tieni conto che la Bugman. Evaluate ce l'ho. Esatto. Quindi... Vai, fai evaluate. Zero. Allora, sai che questa birra è molto difficile da trovare. Non è una birra che si trova ovunque. Sì, È una birra nanica. Ottimo. È una birra nanica pregiata e quindi secondo te, ad occhio, vale sicuramente di più di qualsiasi altra birra su tutto il vecchio mondo. Diciamo che se le circostanze fossero più fortunate, gioirei ad alta voce, ma questo penso che non sia il momento per festeggiare, per cui senza dire niente nessuno in tasca sei guanti che è barilotto. Ok. Il barilotto ha anche una comoda corda che ti puoi legare al collo. O comunque ti puoi mettere il barilotto a tracolla praticamente. Come un San Bernardo. Sono un piccolo San Bernardo. Esatto. Ok, dopo circa un 20 minuti ritorna. Posso chiedere aiuto ad altra gente per liberare il cavallo? Non c'è nessuno. Il villaggio è non è, sono stati o uccisi, vedete che ci sono dei cadaveri, o non c'è nessun altro. C'è il tizio, l'unico che c'è è il tizio col forcone, che però ha la terra anche lui sanguinante. Umbe, se sono passati 20 minuti, io quante volte avrei dovuto tirare il dado, almeno uno 0-10 l'avrei dovuto fare. Non l'hai fatto, no, te lo dico io. Non siamo più in combattimento. Ok, allora, vedete che ritorna il miliziano a cavallo, con alle spalle un tizio che ha delle borse attaccate. E arriva e praticamente si mette a curare il tizio con il... vedete che tira fuori il tizio con il forcone, lo incomincia a rattoppare tutto. E che sono stronzo io, non ho capito. Adesso io arrivo a te. Tu sei cavaliere, puoi resistere, devi lasciare il passo, cavaliere, lascia il passo. Non è il passo dove? passo doble. Doble, ok. Ok, Pais, il tizio con il cerusico ha sistemato il povero cristiano col forcone e arriva da te. Ok. Ok, praticamente ti sistema tutto, ti dà delle sorte di punti,
e recuperi una ferita. Vai a una ferita, sostanza. Vado a, quindi a 14? No, vai a una ferita. Ah, ok. Hai una ferita. Sì, vai a 14 ferite prese, scusami. Vado a 14 ferite prese, sì. È la condizione fatigue, che è praticamente la condizione fatigue adesso ce l'hai fin tanto che o non riposi o non vieni curato ulteriormente, eccetera, eccetera. In sostanza hai meno 10 a tutti i test che fai. Grazie. Fin tanto che hai questa condizione. Però almeno non hai più la condizione bleeding, che rischiavi di morire, scusami, è molto meglio. È meglio fallire i test. Che abbiamo tutti bisogno di riposare, perché siamo tutti feriti, chi più chi meno. Non ci muoveremo da qui per il resto della giornata. Allora, il miliziano vi guarda e fa: comunque piacere, sono Marcus. Grazie Marcus per l'aiuto, senza di te non ce l'avremmo fatta. Ho visto che... sì, esatto. E devo dire che siete stati di grande aiuto. Purtroppo il villaggio richiederà parecchia manutenzione per essere risistemato. Mi dispiace per il vostro compaesano, per il vostro amico. I villaggi si ricostruiscono, ma gli amici non ritornano. Mi spiace, infatti mi spiace per il vostro amico carrettiere e mercante. Da quant'è che lo conoscevate? Stavamo viaggiando assieme, ci siamo incontrati sulla strada, però è stato un buon amico per noi, ci ha aiutati parecchio in questo viaggio. Se non vi dispiace, adesso allestiamo le pire dove bruciare i cadaveri. Penso che gli avrebbe fatto piacere. Gli viene bruciato su una pista. Che qualcuno si prendesse cura di lui, dai! Ok, e volete aiutare Marcus a... Io sì, okay. Io sì. Ok. Quel poco che possono fare le mie bracciotte cicciotte, per il resto... Sì. Ok. Io sono tra i vivi, non me lo dimentichi. Quasi vivi, sei quasi non morto tu. Ma sono dall'altra parte. Ok. In un certo... Se questo saranno i miei compagni di viaggio, mi conviene darmi il sapere dell'ombra. Sì, sì, o della vita, non so, dipende dai punti di vista. Sì, può essere. Beh, sei anche in un posto tranquillo per poter apprendere. Comunque, in sostanza, date fuoco ai cadaveri dei poveri cittadini di Dango e di tutti gli altri che sono morti, e poi Marcus vi invita di nuovo a tornare alla locanda per bere qualcosa e festeggiare in onore dei morti. Io l'ho portato il cavallo a far curare. Il tuo cavallo c'è. Tu invece, Fra, cos'è che volevi fare? Io volevo recuperare quel cavallo là, l'ho tampinato apposta. Ma quel cavallo lì se ne sta occupando la tipa. Adesso è tipo mezzo moribondo, è stato colpito dalle frecce dei goblin. Arrivate alla locanda e vedete che ovviamente la notizia che portate ha sconvolto un po' tutti quanti. Diciamo, il clima è molto più cupo e più triste di quello che avevate trovato la mattina quando siete arrivati. E l'osse vi offre anche da mangiare. Grazie buon uomo. E cosa avete, qualcosa che volete fare? Volete parlare di qualcosa nello specifico? Vedete che molte delle persone che sono dentro qui stanno parlottando, sì, sono, insomma, sono piuttosto affranti. Chiacchierando con la gente, chiederei se è già successo di ricevere attacchi di goblin, una cosa che... Marcus ti dice che questa non è la prima volta che i goblin attaccano, e che l'ultima volta che hanno combattuto i goblin erano riusciti a catturarne uno, e per chiedergli, insomma, dove fossero, perché stessero attaccando questa zona dell'impero, perché si trovassero qui, eccetera eccetera, e il goblin gli aveva detto che stavano scappando. Però la cosa che, diciamo, era riuscita a estrapolargli era il fatto che loro stavano scappando, questi goblin. Poveri cuccioli. Ci hanno appena ribaltato. Ma io come sono messo? Cioè, riesco a parlare? Riesco a... Sì, sei bello feritello, cioè quando cammini zoppichi, insomma... Ma sono, riesco a reggermi sulle mie gambe, cioè sono... Sì, sì, quello sì, però sei messo maluccio. Ok. E l'osso ovviamente fa: sì sì, per un nobile cavaliere della vostra, che ha combattuto per difendere i cittadini dell'impero,
Beh, non posso fare altro che mettere a disposizione i nostri letti e le nostre stanze. Non è stato sufficiente, ho protetto a malapena i miei compagni. Bisognerà fare meglio la prossima volta. Beh, però intanto siete riusciti a salvare tutti. Otto, chi è che ha protetto? Chi è che ha protetto chi? Direi, io li guardo e dico, direi che ci siamo protetti a vicenda ed è una cosa di cui mi sono molto grato. E Marcus fa, questo è lo spirito messier mezz'uomo, questo sicuramente vi rende onore. Beviamoci ancora un'altra pinta e poi andiamo a dormire. Se c'è il cerusico ancora disponibile, gli chiedo di rattopparmi almeno la testa. Vabbè, ma quello non ti dà punti ferita, cioè te lo fa, ma ti si ferma il sanguinamento e basta. Posso essere rattoppato? Vabbè, sì, quello sì. Ok, poi mangio e vado anche a dormire. Ok, e venite messi tutti in una stanza assieme, con questi letti a castello praticamente. E ci sono due letti a castello, ovviamente potete scegliere come coricarvi. Non mi fate stare sopra, per favore, che non ce la faccio. Io mi accascio sul pianerottolo. Appena non c'è nessuno, mi accascio sul letto più vicino, piano terra. Ok, va bene. A questo punto controllo che la porta sia ben chiusa. C'è un chiavistello, lo giro e poi mi corico anch'io. Primo letto disponibile sotto sopra. Sì, okay. Anch'io sono bello in coma profondo. Dormite pesantemente tutta la notte, senza avere granché sogni o strane visioni. E niente, vi alzate. Al mattino seguente vi alzate, siete belli riposati. E dopo questa giornata è già un... Questo potrebbe essere un problema. Già. Zoppico ancora? Vistosamente, sì. Ma non mi hanno preso le gambe, com'è che zoppico? Ma nel senso che... Sono cascato da cavallo. Zoppichi sì. Perché sei cascato da cavallo, sei tu che sei fisicamente provato. Sei durante. Ok, mi tengo qua dove mi hanno colpito. Zoppichi nel senso che camminando magari... vai a tirare qualche ferita, qualche punto che ti hanno messo e quindi ti zoppichi per quello, non perché... Attenzione. E dobbiamo ancora arrivare... Io non so se ce la faccio a cavalcare, ragazzi. Io rimarrei a riposare un attimino ancora prima di metterci in viaggio. Beh, potete decidere di passare qua qualche notte, diciamo. Un paio di notti. No, finché non ci tirano più i punti. No, certo, però diciamo potete passare magari qualche notte per... da recuperare almeno qualche sì, per recuperare recuperare qualche ferita. Il cerusico si può prendere cura di voi e quindi poi nel giro di 2 giorni comunque riuscire anche a curarvi un po' di ferite. Ok. Io nel frattempo prego Sigmar, prego Mirmidia. Ok, come fregarle tutte, insomma. Mirmidia quando nessuno mi sente. Mirmidia quando nessuno ti sente e cosa vuoi fare invece? Pregare? Sigmar prima okay. di andare a letto prima. Vai, Sigmar e poi prendendomi il ciondolo che ho qui sotto la maglia, toccandomi così, prego anche Mirmidia. Ok. Però senza farmi vedere che prego Mirmidia. Ok. Va bene. Devo fare qualcosa? No. Ok. Non sei un prete? No. A meno che poi non vuoi diventarlo. No, però ci tengo. Okay. L'ultimo che ci ho provato e poi è diventato dominatore della fine dei tempi. Quindi... Magari vuoi diventare dominatore della fine dei tempi, che ne sai. Allora, il cerusico vi cura in questi 2 giorni in cui state qua alla locanda. Ovviamente alla locanda non spendete nulla perché venite trattati da eroi e quindi vi viene offerto tutto. Ok? Carini. Marco si becca 7 ferite di cura. Pais te ne becchi 6. Quindi 14, 8, vado a 8 ferite. E Fra se ne becca 8. Quindi ne ho più di prima. No, non puoi averne più di prima. Non ok. La costituzione.
No. Ma non ci ho dato qualche antibiotico, qualche cosa, qualche pozione, qualche erbetta, qualche... Beh, potresti chiedere, magari il tuo halfling di fiducia ha qualche pozione di rimedio magico da darti per curarti, che ne sai? Ma non è che mi fido tantissimo del mio halfling di fiducia. Ma ti ha salvato il culo! Ma ti ha salvato il culo, ormai ti... Io gliel'ho salvato due volte, sono morto per salvare la sua vita. Chiedo al Cerusico, c'è qualche rimedio che posso portare con me nel caso di ulteriori cattivi incontri? E lui ti dice: guarda, ti posso vendere questo disinfettante per 50 monete d'argento. E che sta camorria, non ce l'ho 50 monete d'argento. senti come l'accento tileano esce in questi anfratti del gioco. E che cos'è sta cosa? È un disinfettante, è una pozione magica 50 metri d'argento. Vabbè, sono estratti di erbe molto rare, cioè... signor Cavaliere, lei non fa il cazzo, io la salva... Sta vendendo il cibo. E che miseria, che vi ho salvato la vita, sareste tutti uccisi dai goblin. Ma sei l'unico che è schiantato senza uccidere nessuno. Ma come no, non siete tutti io. Provo a fare... Ma come? Certo che ho... Provo a fare affascinare. Ma chi? È il Cerusico, poi ti dico. Sì, per farmi fare lo sconto. Ovvio che è bretoniano il Cerusico. No. Aspetta, fa vedere cos'era, no? C'era. Devo fare quello lì, giusto, Umbe? Sì. Per avere lo sconto. Devi fare Haggle. Haggle. Sì. Haggle. Fellowship 40. Vai. Niente, 65. Non riesce a convincere, ti dice 50 o me lo tengo io, non è un problema, a me serve, io lo faccio il Cerusico. E tienitelo tu che è sta camorria, qualcosa all'aglio non ce l'abbiamo? No. Che può servire? No. Va bene. Ok, avete passato due giorni dove si sono presi cura di voi, vi hanno dato da mangiare, rifocillato, fatto bere e fatto dormire. Abbiamo chiesto se c'è un altro carretto che ci dà un passaggio a destinazione. E loro vi dicono: beh, ogni tanto qualcuno ne passa, però avete già visto che in questi due giorni non è passato nessuno, cosa che è alquanto strana obiettivamente. Il cavallo è stato curato, sì. Anche il mio? Anche quello che vuoi prenderti tu, sì. Come lo chiami il cavallo, Fra? Che devo dargli un nome? Ah, non lo so, chiedo. Lo chiamo cavallo per adesso. Ok, va bene. Poi quando farà qualcosa magari darò un nome sulla base di quello che farà. Ok, ci sto. Tipo morto, calcolando come... No, se no posso chiamarlo come il nostro amico che ci ha dato il passaggio. Dango. Per ricordarci di Dango, lo chiamo Dango. Dango Set. Allora lo chiamo Dango Set, così ci ricorderemo di lui. Ok. Allora ragazzi, partite e vi avviate su questa pianura, in questa distesa infinita di erba. È proprio un'enorme distesa di erba, che però man mano che seguite il sentiero che vi è stato indicato anche da Marcus per andare verso il Denafen, questa erba diventa sempre più scura, tendente al grigio, e arrivate alla fine della giornata con il sole che ormai è scomparso all'orizzonte ed è praticamente completamente buio e siete in mezzo a questa enorme pianura d'erba. E la luna si staglia gigantesca nel cielo, immacolata. All'improvviso, all'orizzonte, vedete come la figura di un cavaliere con un lungo mantello, ok, che sfuma in qualcosa di strano, come se fosse seguito da del vento, come se il mantello si trasformasse in una sorta di fumo. E questo destriero che si staglia sul presente, lo vedete proprio lontanissimo, in contrasto con la luce lunare, lontanissimo, e vedete che questo cavaliere ha un passeggero. Si vede che chiaramente non è da solo, vedete che sta tenendo una sorta di passeggero sul cavallo con lui, e vedete che il passeggero sembra essere diciamo sdraiato dietro di lui sul cavallo. Aia. E vedete che
passa davanti a voi lontanissimo e si infila in, praticamente dietro delle piccole casupole che si vedono in lontananza con delle lucette accese nella finestra. Guardo i miei compagni e dico: non avete intenzione di andare a indagare, vero? Assolutamente no, abbiamo un'altra missione. Ma stiamo andando nella stessa direzione? Non è Non che quel posto lì. proprio. No, ci abbiamo avuto abbastanza. Ok. Anche notte, il mantello sembra sfumare con il passeggero. Sembra. Allora, tipo, c'è un passeggero dietro di lui, seduto dietro di lui, che sembra essere sdraiato. Vedete la sagoma di un tizio, come quando si mettono tipo supini sul cavallo. Come se fosse sdraiato sul cavallo, però nella direzione opposta, cioè di traverso. È sdraiato sul cavallo di traverso. Non lo so. E il cavaliere ha tipo questo mantello lunghissimo che sfuma come se fosse vento. Ok.